Allora, buonasera amici di Rossonese Gian, siamo con il nuovo acquisto del Rossonese Calcio, Ignazio Nicolas Dominguez, si è aggregato oggi pomeriggio con la squadra. Nicolas, un primo impatto ecco, con i nuovi compagni di squadra, come ti sei trovato? Veramente sono sorpreso perché tutto il gruppo si è messo a disposizione subito, prima bene, tutta la società, il mister che è quello che mi ha chiamato prima. Veramente sono sorpreso perché ho girato un po' nel calcio in Messico, Indonesia, mi te raccontava prima, però mai ho trovato un ambiente così, tutti disponibili, tutti bravi ragazzi. Veramente sono sorpreso, sono contento di aver deciso di venire qua. Perfetto. Sei arrivato a Rossano, comunque conosci, arrivi da una realtà, quella di Eboli, dell'Eccellenza Campana, che comunque è un campionato difficoltoso, sicuramente conosci bene anche la Serie D, avendo giocato lo scorso anno a Rosarno, e allora avevi anche di fianco compagni di una certa caratura, quale Leo Anzetto, lo stesso Scorrano, Varrà. Ecco, un tuo commento su questa categoria, dato che la conosci bene, anche se a differenza dello scorso anno, quest'anno c'è un under in più che gioca in squadra. Sì, penso che la differenza più grande con l'anno scorso è che c'è un under in più e che non c'è il Siracusa, che era una squadra che non si poteva lottare. Invece quest'anno penso che ci sono squadre forti, come per esempio Rosano, la Vibor Lamezia, lo stesso Rosarno, Milazzo, Trapani. È un girone bello per giocare perché ci sono squadre che giocano a calcio e secondo me è il girone più forte dell'Italia. Una nota di colore, Nicolas, in squadra hai conosciuto Mattias Vegnaduzzo, che è un tuo connazionale. Sicuramente giocare di fianco, l'anno scorso pure hai avuto l'esperienza di giocare a fianco a Sebastian Vicentin, che poi abbiamo visto tutti che carriera sta facendo. Quest'anno hai Mattias, hai integrato, penso sicuramente più che con chiunque altro, hai integrato proprio con Mattias. Sì, quello anche fa tutto più semplice perché quando trovi qualche ragazzo che sta facendo lo stesso sacrificio di te, di stare lontano a casa, così con la famiglia, anche abbiamo tutti e due una bimba alla stessa età, è come che ti trovi più accompagnato, diciamo, anche perché si è messo anche a disposizione subito. Infatti la mia ragazza muove con la bimba, sono a casa sua e stanno okay. Tutti insieme perché così si fa più semplice per la famiglia anche. Perfetto, un'ultima nota per quanto riguarda il pubblico rosso-blu. Sicuramente ne hai sentito parlare, è uno dei più calorosi e coloriti dell'intero meridione e sicuramente si aspettano tanto da te. Se tu dovessi diciamo, ecco, dargli un primo saluto, che cosa gli diresti ai tifosi della Rossonese? Primo che mi hanno parlato benissimo, sapere che c'è un tifo così, una doppia sensazione. Felicità per avere un tifo così e una responsabilità grande anche. Quello che io soltanto posso dire è che darò al 100% sacrificio e tutto per questa maglia, per questa società che mi sta dando tanto, poco tempo mi ha dato più che altre società in Messi. Per quello aspetto di fare il meglio di me e lasciare tutto in campo come sicuro stanno facendo i miei compagni, stanno facendo benissimo. Ok, grazie Nicolas, ci vediamo per la prossima partita a Mazzara.